orgogliosi di essere quelli delle tradizioni, del presepe e dell'albero di Natale. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa ha organizzato un evento pubblico che si è svolto a Pescara nella sala del Museo Vittoria Colonna. Un incontro tra amministratori, mondo imprenditoriale, cittadini, esponenti del partito e di altri schieramenti del centrodestra per discutere delle priorità per l'Abruzzo e per l'Italia, al quale ha partecipato il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida. La presenza del nostro capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, dove abbiamo dato conto di quello che sta succedendo anche in Abruzzo. Ossia un partito in crescita, un partito che si sta radicando sempre più, un partito che tiene fede a due baluardi per noi imprescindibili. Il primo è quello dei contenuti, ciò che abbiamo detto in campagna elettorale, parlando di idee, di programmi, di contenuti, di cose da realizzare, questo governo regionale lo sta realizzando pian piano, in maniera netta, in maniera chiara, in maniera quotidiana, anche grazie all'apporto di Fratelli d'Italia. E poi c'è l'altro baluardo che è quello dei valori. Penso alle tradizioni, penso alla bandiera, penso al tricolore, penso alla patria, penso alla famiglia. E quindi su questi due valori per noi imprescindibili e non negoziabili stiamo caratterizzando la nostra agenda politica regionale. Inoltre siamo ben consapevoli che questi sondaggi molto favorevoli, che vedono un'escalation di consensi da parte di Giorgia Meloni e del nostro partito, fanno un po' da contrappeso in positivo a ciò che negativamente sta accadendo al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle, che stanno sprofondando verso il basso. Sono i due partiti che oggi sono al governo e che stanno facendo scelte impopolari a danno degli italiani e anche degli abruzzesi, se pensiamo a quel poco che stanno facendo, se facciamo riferimento al terremoto oppure se facciamo riferimento al riconoscimento dei danni delle ultime grandinate del luglio scorso. Quindi riteniamo che sia arrivato il momento di tornare alle urne e Fratelli d'Italia avrà sicuramente un ruolo preponderante.